Questo esercizio si chiama Russian Twist, lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro, ok? Destra e sinistra. Io spesso lo faccio questo con Thunderbell, ok? Ma posso garantire anche senza Thunderbell funziona alla grande, ok? Addominali tesi, sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile, ok? Facciamo questi bel addominali challenge, me l'avete chiesto, a me piace esaudire le vostre richieste, ok? Ci mancano ancora 35 secondi, ragazzi, continuiamo, destra e sinistra, bella torsione, addominali tesi, immaginate che state proprio massaggiando organi interni, continuate, vai vai vai, addominali tesi, ci mancano 15 secondi adesso, 15 secondi, vai vai vai, ultimi, e 5, 4, 3, 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio, bravi. Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli addominali. Applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione, gli addominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto, si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi ragazzi, complimenti, ok? Continuate a tenere questa posizione, andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate, ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi ragazzi, tenete gli addominali belli, tesi, ok, ci siamo, saranno l'ultima, 5, 4, 3, 2, 1, e relax, ottimo, passiamo al prossimo esercizio, il yoga si chiama boat pose, allora sollevo le gambe da terra, e lo dobbiamo provare per trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù, addominali tesi, e su e scendo giù, e su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficile potete mettere una superficie instabile sotto i glutei tipo cuscino, in questo momento ho una superficie non tutto omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio, che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibre muscolari, e scendo giù, continuiamo, su e giù, addominali più tesi possibile, su e giù, ancora due volte e giù. E ultima, e scendi, eccellente, andiamo sul prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi, una bella torsione in avanti, ancora, tira in avanti, ah sì! Ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete. Nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai, 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 addominali tesi. Sente il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora 10 secondi da adesso, continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nella mischia per l'ultima, 3, 2, 1, cambiamo esercizio.
andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori gli addominali è di dare meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni gli addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole, perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda, ok? Mi piace tantissimo mi piace le plance, perché le plance mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai, spingo in avanti, tira, ultimi 10 secondi, vai, 10, ancora, e l'ultimo 5, 4, 3, 2, 1, and relax, passiamo sul prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate, perciò 1, 2 e cambio. E cambio, trattenendo proprio i vostri fianchi, non farli muovere, non inarcare la schiena. E controllo. Ok. Ancora 45 secondi. Continuo. Vai. E controllo. Guarda l'ombelico. Ok, guardate il vostro ombelico. Trattenendo sempre l'addome. Ok, ancora 30 secondi. Continuiamo. Vai. Controllo. Addominali tesi. E tesi. Vai. Ancora 20 secondi più o meno. Continuiamo. Se ti dà fastidio il collo, potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe, ok? Ancora. Trattengo. Ancora. 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Altro esercizio, incrocia una gamba sopra l'altra, ok? E solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi. E chiudiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieniti in centro, tieni la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo in chiusura, 8, scusate, mi sposto poco perché c'è un sasso sotto la schiena. 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattieni in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantenete la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e cambio lato. Ok, cambio la gamba, solleva sempre nel modo uguale e continuiamo. 8, 7, 6, 5, tiri sulle fianche, 3, 2, in centro trattengo, spalle e fianchi proprio chiusi, ok? Ancora, 4, 3, 2, di nuovo andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in mezzo, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Andiamo sul prossimo esercizio.